Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 78esimo episodio della nostra serie sulla Master League con l'Inter su X Pro Evolution Soccer 2. Signori, allora, noi veniamo dallo scorso video in cui abbiamo, nel video di ieri veramente, che era domenica, in cui abbiamo pareggiato con la Fiorentina, abbiamo mantenuto le distanze uguali con la Fiorentina, rimaniamo sempre secondi a pari punti con loro, il Chelsea si sta avvicinando di brutto, il Dortmund si è leggermente allontanato, ma va bene, non ci preoccupiamo signori. Detto questo, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vediamo velocemente classifica cannonieri che vede sempre gli stessi, Wokopi, Brigis, andiamo a vedere un attimo questo Brigis, che Bavangida a 14 a un punto dalla zona calda, praticamente al primo posto, Castello a 5 gol e poi niente, non è cambiato nient'altro scendendo giù. Classifica Assistman, se non sbaglio Forlanda, Ancellini e Bollatta a 3, Castello 4... Vorlanden dovrebbe averle fatto un altro, no? Miranda 2, no, Vorlanden è completamente sparito dalle classifiche. Volevo solamente andare a vedere questo Brish del Leeds, che non so dove cazzo la sia. Ok, Brigis. Ma non sembra tutto questo gran fenomeno, signori. Intanto è il capocannoniere. Va bene, ma noi ce ne frega poco, signori. Noi abbiamo solo 16 punti. Stiamo veramente raccattando la povertà più totale, ma... Ci rifaremo, signori, ci rifaremo. Detto questo, partiamo con il video di oggi. Non ricordo contro chi giochiamo. Contro chi cazzo lo giochiamo, non me lo ricordo, ma noi andiamo a sistemare la formazione. Scorso video, signori, nel video di ieri Ronaldo ci ha tradito, avesse centrato la porta con quel tiro sul finale. Ora staremo parlando di altre situazioni, ma non è andata così. Ma il mondo è bello perché varia, signori. Il pallone è rotondo e noi continueremo a lottare ogni giorno per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Valeri è espulso? Sì, perfetto. Allora mettiamo Vorlanden centrale. Ok, Sesi lo teniamo lì, va bene. Mette davanti alla difesa, Bavangida, Miranda, Castello, Bolatta. Ronaldo lo facciamo giocare, signori? Ronaldo lo facciamo giocare, sinceramente sì. Meglio Ronaldo che Bolatta, signori. Meglio Ronaldo a mezzo servizio che un Bolatta a tutto servizio. Giochiamo contro il West Ham, signori. Partita. La partita è partita, signori. E noi dobbiamo portarci a casa i 3 punti, perché sennò qui stiamo un attimino mescolando l'acqua e non ha molto senso come cosa. Non ha decisamente molto senso. Anche questo assist non ha avuto molto senso come cosa. Grandissimo Bavangida, che però allora, non so quanto avesse preso il pallone, sinceramente non lo so. Però sei bastardo. Però sei bastardissimo. Teniamolo. Grandissimo Cecil, messo in campo al posto di uno squalificato Valeri. Ma Bavangida, attenzione, Bavangida per Ronaldo, che ne fa fuori uno. Non chiedetemi cosa cazzo l'ho fatto, perché non lo so. Ha mancato pulsanti a caso, signori. Volevo fare una triangolazione, ho fatto un passaggio filtrante alto. Ora non chiedetemi come ho fatto, perché va bene. Però è un qualcosa che potremmo utilizzare, passaggi filtranti alti. Non ho mai utilizzato in 2 serie e mezzo il passaggio filtrante alto. Adesso lo potremmo utilizzare. Certo, avremmo bisogno di un Ronaldo a pieno regime. Come cazzo ci è arrivato sto pallone lì? Di chi è la colpa? Come ci è arrivato sto pallone lì? Forza, ripartiamo. Calma e sangue freddo. Dai che loro ti lasciano le praterie. Bamba! Ma porca miseria, infame. Bamba, hai le praterie e mi fai le cagate? Diciamo anche no. Comunque signori, io non so da voi, ma da me qui è iniziato il caldo pesante. Io non so da voi che temperature ci sono, ma da me... Bellissimo, Bavangida se ne va, signori. Bavangida se ne va. Chiede una triangolazione a Ronaldo. La triangolazione arriva. Bavangida inquadra la porta. Non ci pensa 2 volte. Il tiro, gol. Ma che cazzo di gol ha trovato Bavangida, signori? Ma stiamo scherzando. Io l'ho tirata per tirarla. Io l'ho tirata tanto per tirarla. Ok, il portiere del West Ham si è venduto la partita, signori. Non c'è altra spiegazione. Il portiere del West Ham si è venduto la partita. A noi sta benissimo questa cosa. Ogni tanto le papere le fanno anche gli altri, non solo il nostro bellissimo Ivanov. Giustamente, signori, siamo in Serie B. Ivanov ha uno stipendio basso. Ogni tanto si vende le partite per arrotondare, signori. Non si fa. Però no, le partite non si vendono, mi raccomando. Non si fanno queste cose.
e non si scommette nemmeno troppo sul calcio perché poi sono sempre giochi d'azzardo. Ma che liscio ha fatto? Va bene, va bene. Mezz'ora a parlare, mezz'ora a discutere. Questi già ci pareggiano. Va bene, va bene. Sì, rompimi pure Babangida. Così praticamente abbiamo una squadra di dell'Inps praticamente. Scende in campo l'Inps. Porca miseria. Porca di una miseria infame, oh. Mi sembrava troppo facile. Troppo facile e troppo semplice. Troppo facile, troppo semplice. È troppo grande, grande, grande Babangida, non ti farei chiudere, non ti farei chiudere in quattro la porta. Babangida! Signori, Babangida è in stato di grazia, signori. Che cazzola di gol ha trovato? Porca miseria, signori. Porca miseria. Babangida in stato di grazia. O è stato di grazia Babangida o il gioco mi vuole bene oggi. Non so quale delle due opzioni possa essere quella più quella migliore. Ivanov, ok, bravo Ivanov. Se esci devi uscire in maniera giusta. Calma, calma. Ok, ok, calma, calma, calma. Calma, relax, esci Ivanov. No, no, no. Madonna, l'ha buttata fuori. Madonna, io l'ho buttata fuori di caneo. Porca miseria, porca miseria. L'avevo vista dentro, signori, l'avevo vista dentro. Baci bamba, parti per le praterie, Babangida. In tutto questo, signore, Ronaldo ancora non ha neanche trovato il primo gol della stagione, signore. Ronaldo non l'ha trovato! Ci prova adesso. Ronaldo è la terza partita, di cui due da infortunato e una a pieno regime, che gli è durata solo 45 minuti, quella a pieno regime. E ancora siamo a zero gol sul tacchino, praticamente. Sul taccuino. Zero gol per il nostro Ronaldo. Va bene questa cosa? Assolutamente no, questa cosa non va assolutamente bene. Ma abbiamo Ronaldo a metà servizio, che sta cercando di fare il massimo, signori. Che poi non so neanche se facendolo giocare con continuità recuperi lui dall'infortunio. Penso di no, penso che ci starà più tempo a recuperare dall'infortunio. Ma noi ce ne sbattiamo, signori. Ribadisco, meglio un Ronaldo a mezzo servizio che un Bolatta inutile. Vaci bamba, va bene. Guadagniamo una rimessa laterale, va bene. Non va bene il fatto che l'abbia battuta Babangida, però va bene. Però riusciamo a crearci lo spazio ancora con Babangida, ancora. Babangida, annaggia. Hai visto che era andato troppo avanti. Passaggio con la testa. Attenzione a West Ham, che comunque è sempre pericoloso, signori. Va bene, palla fuori. Pallone fuori. Continuiamo. No, cioè era nostra. Vediamo se dobbiamo farci nuovamente bucare difensivamente come prima. Dico, dacci bamba, mettila giù e parti. È partito bamba, signori. Bamba se ne va. Questa volta il duello in velocità non c'è, signori. Il duello... No, dai, ma non. Dai, levagli sta cazzola di palla. Babangida. No, dai. No. Parti bamba. Che nei minuti di recupero gliela chiudiamo. Nei minuti di recupero la chiudiamo, signori. Gli asfaltiamo, signori. Guarda, Ronny. No. Volevo il primo gol di Ronaldo. Porca miseria, va bene. Siamo in campo però, signori, siamo in campo. Andiamo un attimino ora a modificare sempre le situazioni. Allora, Ronaldo da questa parte e Babangida da quest'altra. Perfetto, va bene così, esci. Vediamo che fanno le altre. Fiorentina mi sa che vince 1-0 contro il Leeds, ok. Il Chelsea pareggia contro il Dortmund, ok. Il pareggiotto fra Dortmund e Chelsea ci sta bene, signori. Il pareggiotto fra Dortmund e Chelsea ci sta molto bene. Decisamente molto bene. Bella qui la giocata che libera Babangida, che riesce a rientrare in aria. Babangida per Castello! Signori! Se segna pure Castello, signori, io alzo le mani. Ronaldo fa il velo completo, Castello tocca.
Sì, decisamente il portiere si è venduto la partita. Decisamente il portiere si è venduto la partita, signori. Incredibile. Abbiamo fatto due gol che sono state due paperate complete del portiere avversario. Quindi mi viene da pensare questo, sì. È una cosa brutta? Sto levando il merito ai miei giocatori? Sì, signori, ma bisogna essere. Sì, da porca. Non è che perché loro si sono venduti la partita noi dobbiamo fargliela riaprire, è giusto. Dico, grandissima la palla per Babangida che è ripartito. Babangida, Babangida, sulle ali dell'entusiasmo. Babangida, 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 Babangida! 4-1. Sì, siamo, ribadisco, in modalità difficile. Io non so cosa sia successo oggi. Io non so che cazzo sia successo oggi, signori, ma altro. Eurogol di Babangida che trova l'angolino. Sì, il portiere è inesistente. Il portiere del West Ham è inesistente, signori. Sta partita può finire in goleata pesante. In goleata pesante. Il problema è che gli sta segnando tutti il Bamba. Riuscissimo a far trovare un gol anche a Ronaldo, sarei molto contento di questa cosa. Sarei molto contento di questa cosa. Però evitiamo a loro di fargli fare il gol. Evitiamo a loro di fargli fare il gol. Ok, perché 4-1 sono tanti bei punticini, signori. Tanti bei punticini per un. Oh, beh, bello, va bene. Miranda si prende un fallo e non si alza. Miranda. No, si è alzato. Meno male, meno male, meno male, meno male. Signore, l'ho vista a terra, ho detto a posto. Non si alza più neanche Miranda. Babangida, dove cazzo la stai? Ok. Ok, Babangida. Per Cellini. Cellini, Cellini, aspetta il momento del Bamba. Il momento del Bamba arriva. Parte Babangida. Parte Babangida ancora su quella fascia. Che cerca Ronny, che riesce a girarsi. Ronny! Tutto questo Ronaldo, essendo un libero, essendo io, avendo io preso l'Inter, Ronaldo non ha giocato nemmeno una partita, cioè sta giocando solamente questa che gioca con me. Attenzione ancora, no! Ho guardato il momento di Ronaldo e non ho visto che mi stava chiudendo, mannaggia. Grande Ronaldo, no! Un'altra botta per Ronaldo. Che per fortuna si alza. Per fortuna Ronaldo si è alzato. Attenzione, Bamba! Stop e tiro! Cioè, il portiere è riuscito a prendere questa. Cioè, gli altri tiri che erano più facili non c'è riuscito. Questa che era complicatissima è riuscito a prenderla. Attenzione, attenzione, Bamba. Bamba per Ronaldo. Voglio far segnare Ronaldo, signore. Si è capito che voglio fare segnare Ronaldo. No! Matt mio! Non dormiamo, Matt! E questi mo se li lasciamo. Castello, grande Castello, gran recupero del pallone. Castello, entra in aria. Castello, Castello. Va bene, signori. Se Castello trova la doppietta sul 5-1 e riesce a fare questo movimento, io non so più che dire. Io non so più che dire, signori. Io non so più che dire. 5-1. Porca miseria, con doppietta di Castello. Non ho che dire, signori. Abbiamo asfaltato il West Ham. Una vittoria che rimarrà nella storia. Che non penso riusciremo mai più a fare una vittoria del genere. 5-1 in difficoltà difficile. E tanta roba. Guarda, guarda, Babangino. Ronaldo per il Bamba. Ah, pallone leggermente indietro di Ronaldo. Però se la portano fuori, va bene così. Se la portano fuori, va bene così. Loro effettuano un cambio nella speranza di riuscire a svoltare un attimo la partita. Sinclair, la velocità di Sinclair che si scontra però col ritorno di Babangida. Lì no, lì no, lì no. Non ho capito. È entrato Sinclair, signori? Perché Sinclair è sempre stato un titolare. Ronaldo, fallaccio su Ronaldo che però mantiene il pallone. Però è infortunato quindi non riesce. Non riesce. Babangida per Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Babangida, Babangida, Babangida. Babangida si nasconde. Babangida si nasconde, signore. Fan bagno, Babangida mio. Cazzarola. Ok, vai Bamba, vai Bamba. Parti come solo tu sai partire, Babangi. E dai, però, cazzarola. Non che abbiamo problemi, stiamo vincendo 5-1. Però, porca miseria. Vai Babangida che ha le praterie. Vai Babangida che ha le praterie. Io voglio, vorrei vedere la velocità di questo Foe, signori. Io vorrei vedere la velocità di questo Foe. Che mi è riuscito a recuperarmi Babangida. No, perché pallone messo fuori? Perché pallone messo fuori? Ci arrivi. Uocopi.
Grande qui il recupero di palla, grandissimo il recupero di palla di Babangida. Questa volta va per via centrale il Bamba, fa fuori Sinclair. Babangida cerca l'1-2 con Ronaldo. Pallone troppo lungo di Ronny. Allora, se lì Ronny stava bene fisicamente, l'avrei mandato in profondità a Ronaldo. Ma Ronaldo non sta bene fisicamente, quindi. No, 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 no. Dai, cazzarola, perdere punti così, no, però, dai. Che nervi perdere punti così, dai, vinciamo 5-1. Porca di una miseria, porca di una miseria, perdere punti così mi dà fastidio. Attenzione! No, Ronny mio! No, ma che cazzo erano di passaggio? C'è un passaggio al tuo compagno lì vicino, dai, dai. Attenzione, Bamba nei minuti di recupero. Parte lui, parte nuovamente Babangida, signori. Parte nuovamente Babangida. Non lo fermi, Babangida. No, dovevi vedere Ronaldo. Perché a Castello? C'avevi Ronaldo libero lì. C'avevi Ronaldo lì libero. Dai, cazzarola, però così no. Uffa. Va bene. 9 tiri a 8. La Fiorentina batte 3-0 il Leeds. Porca miseria. Il Chelsea pareggia contro il Dortmund, signori. Dai, così recuperiamo 2 punti sul Dortmund. Buono così, buono così. Babangida, Matt per Babangida. Babangida per Castello. Cecil per Babangida. Castello, signori. Doppietta di Castello e tripletta di Babangida. Bello, bello, bello. Soddisfazione, soddisfazione. Dai, così, dai, così. Dai, così, dai, così. Dai, così. Andiamo a 26 punticini, signori. 26 punticini, belli, bellini. Belli bellini, rimaniamo sempre terzi in classifica. Rimettiamo 4 punti di vantaggio sul Chelsea. Manteniamo lo stesso punteggio della Fiorentina e avviciniamo il Dortmund a 1 punto. Va bene, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i e per il supporto. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!